Allora, nei giorni scorsi il convegno nazionale della Società Italiana di Otorino-Laringoiatria, che per la prima volta è stato organizzato in Abruzzo, a Pescara. Il convegno ha visto la partecipazione di relatori provenienti da tutta Italia, ospedalieri e universitari nel segno della inclusività e relatori stranieri. Il programma scientifico ha abbracciato tutti i temi della disciplina, dall'oncologia cervico-facciale alla rinologia, con particolare attenzione al tema attuale della terapia biologica, all'otochirurgia, all'audiologia, vestibologia, sino a toccare i temi più importanti della fonologia con il coinvolgimento di audiometristi, logopedisti e audioprotesisti al fine di coinvolgere attivamente le nuove generazioni degli otorinolaringoiatri del futuro. Una sfida con la soddisfazione del professor Claudio Caporale, direttore unità operativa complessa otorino laringoiatria e chirurgia cervico-facciale dell'ospedale di Pescara e presidente e organizzatore del convegno. Quali sono le finalità di questo convegno? Tra l'altro è la prima volta che si svolge in Abruzzo convegno nazionale. Sì, dice giustamente che è la prima volta che viene svolta in Abruzzo e questo è un motivo di soddisfazione per me, per tutto il mio gruppo di lavoro, ma non solo, per tutto il mondo specialistico otorinolaringoiatrico abruzzese, che per tanti anni è rimasto un pochino ai margini dell'attività scientifica italiana. E è un convegno di otorinolaringoiatria a 360 gradi, cioè vengono affrontati tutti i temi della nostra specialità e con un focus particolare sull'oncologia, sulla audiologia, che sono un pochino i temi che più mi stanno da vicino perché riguardano e sono nel DNA del nostro reparto di otorinolaringoiatria di Pescara, che è centro di riferimento regionale per i tumori testacollo e di audiologia per gli impianti cocleari. Professore, tanti passi avanti sono stati compiuti. Abbiamo parlato con il presidente onorario Presutti, che ha detto: grazie al professor Caporale, Pescara è diventato un centro, è diventato un centro all'avanguardia. Sì, ma c'è una rete nazionale che coinvolge tanti centri di riferimento, di eccellenza. Certamente queste parole dette da un abruzzese come il professor Presutti, al quale sono legato da un rapporto di profonda amicizia, ma anche di collaborazione, visto che noi siamo in rete formativa con la sua scuola di Bologna, e mi riempie onestamente di orgoglio. Quali passi avanti sono stati fatti a tutt'oggi? Ma nell'ambito della chirurgia, soprattutto le nuove tecnologie hanno cambiato notevolmente il modo di approcciare la nostra chirurgia, soprattutto per i giovani otorinolaringoiatri, questo è estremamente importante. Mi riferisco in modo particolare alla chirurgia robotica, ad esempio, che noi utilizziamo ormai dal 2016 e non solo, anche l'avvento di nuove tecnologie nell'ambito della fonologia e dell'audiologia sono estremamente importanti. Lei ha parlato di varie discipline, di multidisciplinarità, che è importante, insomma, esperti che si mettono a confronto. Sì, soprattutto nell'ambito oncologico ed audiologico. Nell'ambito oncologico, che mi riguarda più da vicino, è fondamentale l'approccio multidisciplinare al paziente. Questo è fondamentale soprattutto perché dà al paziente la possibilità di essere preso in cura dal team multidisciplinare e non dover peregrinare di ospedale in ospedale per poter essere curato. I bilanci si fanno a conclusione del congresso. Ma i numeri ci confortano, ci sono tantissimi iscritti provenienti da tutta Italia e questo insomma è un motivo di soddisfazione, ma soprattutto la qualità delle relazioni che davvero viene in risalto. Presidente onorario del convegno, un abruzzese doc legato alla sua terra, Livio Presutti, docente all'Università di Bologna. Sì, beh, qui abbiamo un importante convegno, che è il convegno nazionale dell'Associazione Otorinolaringoiatrica Ospedaliera. In realtà questo potrebbe essere un titolo un po' limitante, perché di fatto qui abbiamo anche la componente universitaria del mondo otorinolaringoiatrico.
ed è una fetta importante della nostra sanità, importante perché i nostri distretti di cui ci occupiamo sono distretti che si occupano di funzioni importantissime. Pensiamo all'udito, pensiamo alla voce, pensiamo alla deglutizione, pensiamo alla respirazione, pensiamo alle relazioni, no? Alla faccia, al viso, quindi l'otorinolaringoiatra, pur non ben conosciuto nella maggior parte delle volte dalle persone, si occupa di temi importanti. Questo convegno è particolarmente importante e ha un successo molto rilevante perché vede la partecipazione di oltre 400 colleghi, che è un numero veramente rilevante per l'Italia. Non si era mai fatto in Abruzzo e il merito di questo è di Claudio Caporale, che è il primario dell'otorinolaringoiatria dell'ospedale civile di Pescara. Io sono amico di Claudio da una vita e lo ringrazio molto perché ha voluto che fossi qui come presidente. Io sono abruzzese, orgoglioso di essere abruzzese. Vengo in Abruzzo tutte le volte che posso, quindi molto spesso, con piacere, io e la mia famiglia, pur vivendo a Bologna dal 72, ahimè. Cosa c'è da dire? Che questo è un convegno che rappresenta una pietra miliare per la sanità abruzzese, perché la sanità abruzzese merita questo, perché il lavoro fatto da Claudio non solo, è un lavoro importante, che ha portato a livelli nazionali e anche oltre una situazione abruzzese pescarese che tanti anni fa non era di questo livello. Quindi tanto merito a Claudio Caporale e io posso solo ringraziare di avere questo ruolo all'interno di questo congresso. Tra l'altro si tratta di un congresso multidisciplinare, di un convegno multidisciplinare, nel senso vengono trattate e sviscerate varie tematiche. Sì, certo. Allora, la multidisciplinarietà per chi si occupa di testa-collo, perché l'otorino non è otorino-laringoiatra, è testa-collo, è obbligatoria. Se uno non ha la mentalità della multidisciplinarietà non può fare questo lavoro. Se uno non si sa rapportare con la neurochirurgia, con la chirurgia generale, con la chirurgia maxillofacciale, con l'odontoiatria, con la dermatologia, con la chirurgia plastica, con la chirurgia vertebrale e potrei continuare, non può fare questo lavoro. Quindi noi dobbiamo avere per forza delle competenze e dobbiamo anche sviluppare lo spirito di collaborazione con i colleghi. Questa è una delle mie, come posso dire, dei miei basiche principi di questo comportamento, quello di avere buoni rapporti e collaborazione, ma reale, anche in sala operatoria con tutti questi colleghi, perché questo è il mondo andrà sempre di più verso questa direzione. Io ho imparato molto dai miei colleghi e loro probabilmente hanno imparato molto da me, quindi per noi diciamo che il distretto testa-collo è quello che di tutto il corpo richiede di più la multidisciplinarietà, certo, e questo congresso è una dimostrazione vivente, abbiamo specialisti di branche affini di tanti tipi. Il professor Caporale vuole inoltre ringraziare il consiglio direttivo che sotto la guida del professor Giuseppe Tortoriello ha voluto e sostenuto questa candidatura. Io sono particolarmente contento che finalmente Pescara possa ospitare un congresso nazionale degli ospedalieri italiani otorini. Me ne prendo il merito in qualità di presidente degli ospedalieri, adesso past president, da circa 5 mesi. Pescara è una città stupenda, devo fare i complimenti al nostro organizzatore, ma più che altro il presidente, che è il professor Caporale, che mi lega un'antica amicizia, ma consentitemi un complimento alla Nord-Est Congressi, soprattutto nella dottoressa Comelli, che è riuscita in una sua capacità organizzativa, insieme a Caporale, a fare un congresso veramente strepitoso. Questo congresso ha la possibilità di avere tanti ospiti, anche stranieri, e di trattare argomenti che partono dall'oncologia, tanto cara al caro Caporale. Come sapete, Caporale è il referente dell'oncologia di questa regione, dell'Abruzzo, e noi siamo particolarmente contenti a tutte le tematiche che sono state trattate. Ve lo faccio vedere così, questa bellissima brochure, dove si parlerà di chirurgia dell'orecchio, di chirurgia del naso, ma anche cosa si fa nella patologia infiammatoria cronica, cioè dei polipi. Si usano degli anticorpi monoclonali, quindi avremo tanto da discutere, ma con una finalità:
passare a questa informazione ai nostri giovani. I giovani che è il nostro capitale umano, che ci garantiranno nel prossimo futuro e daranno della nostra associazione, gli Otorini, un giusto, come dire, rilancio e risalto. Noi siamo particolarmente contenti, e io lo sono in maniera particolare, che la Pescara per la prima volta, come abbiamo detto prima, e concludo così, sia appunto l'ombelico, diciamo, di questa bellissima Italia. Una menzione a parte, ha sottolineato poi Caporali, ha meritato la relazione ufficiale dell'edizione affidata a Mimmo Di Maria, che ha affrontato in maniera dettagliata e minuziosa gli aspetti più importanti che riguardano una chirurgia così complessa quale quella del basicranio anteriore. Il mio intervento quest'anno sarà veramente un oneroso e un onore, quello di presentare la relazione ufficiale, che è il libro ufficiale che l'Associazione di Torino Ospedalieri Italiani presenta ai suoi iscritti. Parleremo di approccio transnasale al basicranio. Per semplificare, noi otorini siamo coinvolti spesso nell'utilizzare il naso per raggiungere il basicranio, che sarebbe la base del cervello. Quindi interventi molto complessi, molto delicati, perché si incontrano strutture nervose e vascolari che ci vedono in collaborazione con i neurochirurghi, quindi la nostra branca che si arricchisce di collaborazione diventa fondamentale per branche così importanti. Permettetemi quindi di ringraziare il Presidente del Congresso, il Dottore Claudio Caporale, perché non solo in questa stupenda location, in questa stupenda città organizzata il congresso, ma ha voluto dare attenzione a una tematica di così alto profilo scientifico e chirurgico che arricchisce e impreziosisce il suo congresso. I passi avanti della medicina in questo settore sono stati evidenti e sono evidenti anche e soprattutto a Pescara, una realtà naturalmente gestita, possiamo dire così, dal professor Caporale, che l'ha fatta crescere notevolmente. Beh sì, il centro regionale diretto dal professor Caporale è un'eccellenza italiana che affronta la otorinolaringoiatria, soprattutto l'otorinolaringoiatria oncologica ai massimi livelli, ed è un centro di eccellenza non solo per la qualità e la quantità di interventi chirurgici oncologici che esegue, ma è anche un centro di attrazione per i giovani, cioè un centro dove i nostri giovani vengono a formarsi, e quindi è un orgoglio tutto italiano e tutto chiaramente anche abruzzese di Pescara. Voi professori, voi luminari, avete parlato tutti di collaborazione tra varie professionalità e tra varie discipline, questa sinergia che è importante. È fondamentale, io dico che la medicina diventa noiosa, diventa povera se non c'è multidisciplinarità, e l'otorinolaringoiatra che tratta proprio quest'area si trova in crocevia con tante specialità, con la neurochirurgia, con la chirurgia maxillofacciale, con la chirurgia del collo, con la chirurgia plastica, ma è proprio centrale, cioè l'otorinolaringoiatria, e io ci tengo molto a sottolinearlo, è una branca complessa, è una branca che prevede la chirurgia del collo, del massiccio facciale, delle cavità nasali, del basicranio, come ho detto, dei tumori di queste regioni, dei tumori della laringe, dei tumori delle ghiandole salivari. Noi siamo ricchi di competenze, noi otorinolaringoiatri, e abbiamo bisogno di multidisciplinarità, come i nostri vicini di casa hanno bisogno della nostra collaborazione. Per concludere, la prevenzione non è una parola scontata nemmeno in questo caso. Assolutamente sì, anche perché si può fare prevenzione banalmente facendo attenzione ad alcuni sintomi. Un esempio: una narice chiusa e sanguinante da tempo deve portare il paziente all'otorinolaringoiatra. Una voce che scende, una voce che diventa rauca e non sale più dopo un mese, deve portare il paziente all'otorinolaringoiatra. Una macchia nel cavo orale, sulla lingua, un dolore alla lingua magari in un paziente fumatore. Quindi sono concetti basilari che la OI, che l'Associazione degli Ospedali Italiani, dove quest'oggi si fa il congresso, promuove fortemente.